Nel momento in cui decidiamo di affrontare un percorso di pianificazione fiscale e di internazionalizzazione della propria azienda, della propria attività, ci sono dei punti fondamentali che noi dobbiamo rispettare e degli errori che assolutamente dobbiamo evitare. In questo video io ho preparato i 5 errori più comuni che noto negli imprenditori che decidono di intraprendere questo percorso. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista. Se non l'hai ancora fatto, questo è il momento di lasciare un like, iscriverti al mio canale YouTube e attivare la campanellina per le notifiche, così da rimanere sempre aggiornato su tutti i percorsi di internazionalizzazione d'impresa che vengono su questo canale pubblicato. Ragioni quali maggiori opportunità di guadagno, unite alla possibilità di tenersi più soldi in virtù di carichi fiscali inferiori o magari anche la ricerca di migliori qualità di vita, di maggiore sicurezza, di maggiore benessere, portano gli imprenditori a decidere di trasferirsi dal nostro paese, dall'Italia, per andare in un altro paese, per poter così meglio sviluppare la propria attività. Io in questo momento mi trovo a Dubai, una settimana ricca di interviste che sono tutte sul mio canale YouTube e sui profili Instagram, e ho selezionato 5 errori comuni che gli imprenditori fanno nel momento in cui decidono di trasferirsi. Cominciamo dal primo: sottovalutare nel trasferimento la differenza che c'è tra tassazione territoriale e tassazione globale. Ci sono paesi a tassazione territoriale, ossia che tassano le imprese e gli imprenditori per i redditi prodotti sul loro territorio, e i paesi a tassazione globale, cioè che tassano le imprese e le persone fisiche per i redditi ovunque prodotti nel mondo. Prendere la residenza in un paese a tassazione globale, come ad esempio l'Italia, ma anche la maggior parte dei paesi di stampo continentale, significa dover andare a pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti nel mondo. Nel momento quindi che decidiamo di trasferirci, dobbiamo subito individuare, capire, conoscere, per effettuare scelte consapevoli, se il paese nel quale decidiamo di stabilizzarci è a tassazione territoriale, ovvero a tassazione globale. Il secondo errore, e questo è il più comune e il più ingenuo e il più stupido perché è anche illegale, è quello di risiedere in un paese a tassazione globale e non dichiarare proventi che magari sono all'estero. Nei paesi a tassazione territoriale ci sono alcuni paesi che necessitano di dichiarare i redditi provenienti dall'estero, non li tassano, però è necessario dichiarare lo stesso, e altri invece dove sostanzialmente si dichiarano o sopra determinate soglie oppure non si dichiarano affatto se non sono proventi nazionali, ok? Però se noi andiamo a risiedere in un paese a tassazione globale e omettiamo di dichiarare proventi che sono all'estero, questo è un comportamento illegale che porta a delle sanzioni, talvolta di natura penale, quindi altamente rischioso. Terzo errore è confondere e sottovalutare quelli che sono i comportamenti sostanziali, quello che effettivamente facciamo, e quelli che sono invece gli aspetti formali da rispettare. Mi spiego meglio. Ho sempre risieduto all'estero, me ne sono andato dall'Italia, non ho fatto nessuna comunicazione, nessuna iscrizione, niente, ma io effettivamente ho vissuto all'estero, quindi il comportamento mio concludente è all'estero, ho fatto le dichiarazioni, eccetera, cosa vuole l'Italia da me? Ecco, in questo momento io sto sottovalutando un requisito formale molto importante, che è per l'Italia l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Per l'Italia è un aspetto fondamentale, un aspetto che qualora manchi può pregiudicare il corretto trasferimento. E questo è uno degli aspetti formali, ma gli aspetti formali non sono solamente per l'Italia quando espatrio, ma anche gli aspetti formali nel paese dove vado ad emigrare. Perché a seconda del paese dove vado ad emigrare ci sono degli aspetti formali assolutamente importanti da rispettare, che se non vengono rispettati potrebbero pregiudicare il corretto stazionamento all'interno di quel paese e quindi di nuovo la tassazione nel paese d'origine. Bisogna stare molto attenti, ovvero ancora peggio, la doppia imposizione fra i due paesi. Quarto punto, pensare che esistano questi fantomatici 183 giorni da risiedere all'estero per non essere considerati fiscalmente residenti in Italia e basta, andando a tralasciare il concetto di domicilio, il concetto di domicilio civilisticamente disciplinato. Che cosa significa? Che il nostro codice civile individua il domicilio come il centro dei nostri interessi, non solo economici, ma anche familiari, personali,
culturali. Nel momento in cui io trascorro più di 183 giorni fuori, potrebbe non essere sufficiente per essere considerati fiscalmente residenti all'estero se io mantengo in Italia un rapporto tale di affetto. C'è una famosa sentenza dove un padre di famiglia andava a lavorare dal lunedì al venerdì in Romania e tornava il sabato e la domenica in Italia. I 183 giorni fuori dall'Italia c'erano, però è stato considerato fiscalmente residente d'Italia perché lui, tornando sempre in Italia, individuava, non posso dire qui perché sono a Dubai, individuava in Italia il proprio domicilio. Il domicilio come centro dei propri interessi, dei propri affetti. Quindi il requisito dei 183 giorni è fondamentale perché se non c'è non si discute neanche. Cioè se io non sto fuori più di 183 giorni neanche se parla, sei fiscalmente residente in Italia. Nel momento in cui io sono fuori dall'Italia per più di 183 giorni, ecco che arriva il secondo controllo, che è quello sull'effettivo domicilio, sul centro dei propri interessi. Questo secondo controllo cambia a seconda che io decida di prendere una residenza in un paradiso fiscale, fra virgolette, oppure in un paese non considerato paradiso fiscale, come ad esempio un altro paese europeo. Che cosa significa che cambia? C'è la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Se io prendo la residenza in un paese a fiscalità privilegiata, come ad esempio qui a Dubai, dovrò essere io a dimostrare che il mio domicilio è effettivamente qui, conservando magari un fascicolo con all'interno il contratto di affitto, le bollette, l'iscrizione in palestra, l'abbonamento ai mezzi pubblici, l'assicurazione dell'auto, l'iscrizione dei miei figli a scuola. Sono io che devo farlo. Se invece non mi trasferisco in un paese a fiscalità privilegiata, ma in un altro paese, ad esempio dell'Unione Europea, sarà il fisco italiano che dovrà dimostrare che io sono residente in Italia e non lì. Questo è molto importante nella scelta di trasferimento, perché magari potrei optare per un paese con una buona fiscalità, ma in Europa, come ad esempio Romania o Bulgaria, piuttosto che in un paese a fiscalità altamente privilegiata all'estero, come ad esempio Dubai, piuttosto che Panama, piuttosto che Hong Kong, piuttosto che Albania o altre situazioni. Ok, quindi sono tutte scelte che dobbiamo ben ponderare. Ultimo dei 5 errori, sono molto di più, ma io ho voluto selezionarne 5, è affidare le proprie pratiche di trasferimento non a un consulente in internazionalizzazione, ma a un venditore di società. Ecco, bisogna stare molto attenti quando noi decidiamo di affidare le nostre posizioni patrimoniali a qualcuno, di affidarle a professionisti che siano tali, perché troppi online vendono società e fanno tutto molto semplice. In realtà i professionisti devono essere due: un professionista che in Italia ti segue tutte le operazioni di chiusura e di corretto trasferimento, e un professionista in loco, o comunque se non in loco con una struttura in grado di garantire l'assistenza in loco, meglio se in italiano, per adempiere alle formalità anche nel paese di emigrazione. Quindi è importante sempre questo doppio rapporto, questo doppio raffronto. Quindi attenzione ai venditori di società. Allora, questi sono, a mio avviso, i 5 errori che maggiormente vengono commessi in fase di espatrio, in fase di internazionalizzazione, in fase di pianificazione fiscale internazionale. Ce ne sono molti di più, se ve ne vengono in mente altri scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al mio canale YouTube, ci vediamo al prossimo video.